con questa legge elettorale si riuscirà a garantire una governabilità del paese dopo le elezioni? Ma ho qualche dubbio. Ho qualche dubbio, quindi insomma. Meno male che noi abbiamo la legge sulle elezioni dirette dei sindaci, che è una bella legge. Siccome io faccio il sindaco, lascio ad altri questo appassionato dibattito. Sindaco, a proposito dei rapporti con altri suoi colleghi, tra poche ore si giocherà una partita importante a Roma, ci sarà Roma-Napoli. Si sente di mandare un messaggio alla sindaca Raggi per far sì che questa partita ritorni ad essere una partita normale, un grande match tra due capitali del centro-sud, ma solo una semplice partita? Mai come in questo momento bisogna esprimere parole nette, proprio perché questa città è stata duramente colpita con la morte di Ciro Esposito, e la mamma di Ciro ci ha insegnato che di fronte a una tragedia di questo tipo si deve rispondere con le parole di amore, di verità e giustizia. Cioè, le partite di calcio devono essere partite di calcio, dove ognuno va a fare il tifo per la propria squadra, lo fa con passione, lo fa con energia, lo fa con creatività, si deve andare allo stadio e mi auguro che un giorno lo si possa andare davvero tutti, con i propri figli, con i propri cari, con i propri genitori, senza temere di tornare a casa con la testa fracassata. Oggi come oggi gli stadi continuano a essere invece luoghi di preoccupazione, luoghi in cui i tifosi non possono andare liberamente, magari perché vengono da un'altra città. Devo dire, nei confronti della città di Napoli si continuano soprattutto a ascoltare invettive discriminatorie davvero inaccettabili, però da sindaco di Napoli certo che sì, mi sento di fare, ma non come di un appello alla Raggi, è come di una considerazione a voce alta come rappresentante di una città dove il tifo ha una componente fondamentale, che si possa essere campioni non solo in campo ma anche sugli stadi, fuori gli stadi, insomma. C'è preoccupazione, domani ci auguriamo che sia una grande partita di calcio, chiaramente, però in questo sono di parte, lo ammetto, che vinca il Napoli.